Il progetto speciale Redesign Contest aveva un obiettivo decisamente ambizioso che forse lo differenzia dai soliti contest creativi che sviluppiamo in collaborazione con le aziende. Partivamo da una pagina Facebook, l'ho fatto io, che già aveva dei contenuti di prodotto e dovevamo elevare la qualità di questa pagina. Per farlo Henkel ha deciso di coinvolgere gli studenti dell'Istituto Europeo di Design attraverso appunto un contest creativo. Abbiamo coinvolto circa 12 studenti delle 4 scuole IED, dei corsi di graphic design, comunicazione pubblicitaria, product design, interior design, ma anche fashion stylist e fashion design, che su base individuale ognuno ha deciso di progettare degli oggetti costruiti con materiali di scarto, riutilizzati, che avevano un'unica regola che non si poteva disattendere, quella di utilizzare per gli incollaggi gli adesivi del gruppo Henkel. Le colle sono un prodotto che tendenzialmente viene utilizzato per gli incollaggi, ma ha sempre una funzione di secondo piano, è sempre molto funzionale, strumentale, ma mai pensato in termini di riciclo, riutilizzo, riparo e così via dicendo. Per cui l'IED corona il progetto di L'ho fatto io perché dà una connotazione molto di design chiaramente a quelli che sono i progetti che proponiamo e che potremmo proporre ai nostri fan. Inizialmente gli studenti erano un po' spiazzati perché alcuni di loro, molti di loro, non provenivano dal mondo del design, quindi il fatto di avere delle estrazioni culturali differenti inizialmente è sembrato quasi un ostacolo. Subito dopo invece ci si è accorti che è diventata una ricchezza, perché il fatto poi di mettere in comune tutti i progetti e le idee ha permesso a tutto il gruppo di dare il proprio contributo in positivo e in negativo per poi arrivare a una soluzione ottimale di ogni singolo progetto. Oggetti per la casa, decorativi ma anche funzionali, un po' per target veramente eterogenei che, differentemente rispetto a quello che si era abituati a trovare sulla pagina L'ho fatto io, hanno un vissuto di progettazione, quindi non soltanto un'unione di materiali ma anche qualcosa che ha una sua funzione e che è stato pensato e studiato da ogni studente. Il progetto che ho realizzato è una lampada il cui nome è Ricicletta, appunto perché sono andata a riciclare delle parti della bicicletta. Il progetto consiste nel prendere un phon e camuffarlo da vaso. Il suono a meppino, quindi un phon che sostanzialmente dice una bugia. Ho realizzato UFO, è una lampada d'ambiente per la cameretta dei bambini. E l'ho realizzata riutilizzando le classiche lampade da scrivania. Il mio progetto, che si chiama Girotondo, è un tavolino creato con la pompa delle biciclette. È un oggetto molto semplice da realizzare e ha una grande resa estetica. È stato, credo, vincente l'idea di mettere insieme tutte le competenze fin dall'inizio. Io credo molto nell'interazione tra le varie discipline, perché permette di aprire maggiormente la mente e le esperienze di una persona possono essere d'aiuto alle esperienze di un'altra persona. Il risultato è stato sorprendente un po' per tutti. I ragazzi hanno presentato tavoli, lampade, chiavette USB, giochi per bambini ma anche per adulti. E a conclusione di quasi un mese e mezzo di progetto, una giuria composta per lo più da rappresentanti dell'azienda ma anche da rappresentanti dell'istituto ha selezionato 4 finalisti. Al vincitore Henkel ha dato una borsa di studio del valore di 1.500 euro, quindi i ringraziamenti vanno a tutte le persone che hanno lavorato al progetto, ad Henkel in prima battuta e ai nostri studenti che come sempre sono stati in grado di produrre dei grandi risultati.